Buon pomeriggio, consigliere. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Intanto a Castelverde domani non è che arriva l'ufficiale giudiziario nonostante l'intervento dell'assessore comunale? No, guardi, allora l'assessore, da quello che so, direttamente ieri mattina abbiamo verificato insieme tutti gli indirizzi a cui mandare la comunicazione della chiusura del provvedimento di risoluzione del diritto di superficie, quindi insomma, ci auguriamo che ovviamente, essendo arrivata questa comunicazione, non solo tra l'altro all'ufficiale giudiziario, ma anche a tutti i soggetti che in qualche maniera hanno una competenza e delle responsabilità rispetto a questo piano di zona, che è un piano di zona molto particolare perché rappresenta diverse situazioni che nel tempo si sono andate a sovrapporre, creando un po' i problemi alle famiglie che avevano fatto promessa d'acquisto. Quindi dovremmo stare tranquilli, ci andrà qualcuno comunque della parte politica del Comune di Roma domani nel piano di zona, oppure la seguirete dal Campidoglio? Allora, noi domani mattina abbiamo aula, quindi pur volendo possiamo ovviamente mancare, quindi ora non so se l'assessore andrà o non andrà, questo ovviamente non ne abbiamo parlato. L'assessore è appena arrivato, si è trovato una marea di temi da dover affrontare e con delle urgenze non poco importanti, quindi non so, poi questo magari lo verificheremo nelle prossime, avrete l'opportunità di verificarlo direttamente con l'assessore. Però non credo insomma che domani mattina ci siano questi problemi, perché appunto gli uffici hanno concluso questa pratica, procedimento, quindi al momento non. Senta, ci scrive un'altra ascoltatrice che ci dice dei tempi ancora lunghissimi, c'era stata preannunciata dall'amministrazione comunale anche qualche intervento per dare maggior rapidità alle domande che molti hanno fatto per avere la cosiddetta liberatoria sul prezzo di vendita della propria abitazione in un piano di zona, pagando al comune quanto è dovuto per questa affrancazione. Ci sono circa 2000 domande, e ci può dire qualcosa rispetto anche all'ultima volta che ci eravamo sentiti sui tempi, su qualche intervento per agevolare, rendere più rapido questo iter, che ovviamente si è condensato tutto in questi mesi, anche perché la vicenda è stata tenuta nel cassetto per anni, e quindi nel momento in cui si scopre la vicenda, poi tutte le contraddizioni arrivano addosso al tavolo di chi si trova in questo momento a governare la città. Sì, allora le 2000 pratiche, le 2000 domande già arrivate sono una piccola parte rispetto a quello che noi comunque abbiamo già stimato sarà il carico da parte dell'amministrazione per dover assolvere a questa nuova procedura. E rispetto a quanto vi ho detto alla scorsa trasmissione, in realtà diciamo possiamo dire che non ci sono stati dei cambiamenti significativi, nel senso che in questo momento ovviamente ci sono delle verifiche, le ultime verifiche, quindi non posso anticipare nulla, però ecco, stiamo andando nella direzione di quelle che sono le richieste dei cittadini, quindi insomma, ci saranno anche insomma delle sorprese rispetto agli oneri da pagare, anche i tempi insomma, quindi insomma, qualcosa sta per arrivare. Sì, no, perché è un tema molto 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 importante, sentito da tantissimi cittadini. Certo, il tema legato a le truffe, insomma, rispetto a quello diciamo prima su Castelverde, che hanno comportato già in alcuni casi sfratti, vendite all'asta, ha una priorità ovviamente, perché insomma le persone che stanno perdendo una casa che hanno già acquistato, tra l'altro l'hanno già pagato, è un tema che ha quindi una priorità massima, però questo non significa che non ci siamo impegnati anche sul tema delle affrancazioni, così come tutti gli altri temi, e non solo per quello che riguarda il ramo la competenza urbanistica. Però ecco, insomma, io posso dire che siamo ovviamente in dirittura d'arrivo, quindi non si tratterà ecco di avere un po' di pazienza, perché comunque sono situazioni queste che si stanno come dire, maturando tutte insieme, e ovviamente ogni cittadino ha
tutto il diritto di rappresentare le proprie esigenze, però ecco, sono tantissimi i cittadini che stanno dando fiducia a questa amministrazione, perché ovviamente anche noi ci siamo esposti, giustamente, onestà, rispetto alla legalità è quello che giustamente pretendono. Certo, in alcune situazioni non si fa in pochi mesi, però questo ovviamente non può essere una giustificazione per chi ha già stipulato contratti o ha dei rogiti o magari ecco già perso questo, sappiamo, penso, molti questo hanno perso la caparra, addirittura hanno già perso caparre o situazioni appunto dove c'erano già degli impegni da parte di venditori, non sono riusciti a vendere, quindi è una situazione un po' particolare anche questa, insomma, che si è andata a sovrapporre nel tempo e ci tocca risolverla e siamo anche ben felici di farlo, ecco, però i tempi, insomma, visto anche il da parte degli uffici il tipo di lavoro che ci hanno rappresentato fino ad oggi, che non è soddisfacente, è chiaro che siamo stati costretti a intervenire più volte. Adesso speriamo che sia la volta buona. Prima di salutarla, consigliere, sempre quando eravamo stamattina collegati con gli abitanti del piano di zona, oltre al tema di cui abbiamo parlato, ci dicevano: ma i piani di urbanizzazione, questo è un quartiere completamente privo dell'urbanizzazione che dovrebbe essere addirittura precedente alla costruzione delle case, dice, su questo dal comune non hanno ancora ricevuto una risposta, che è cosa diversa ovviamente dal tema delle truffe, no? Ma proprio dei servizi che devono essere portati. Sì, sì, guardi, io esco proprio da una commissione oggi, anzi da due commissioni, perché prima ancora c'è stata stamattina la commissione mobilità, e dove abbiamo toccato questo tema in maniera diretta e in mobilità anche in maniera indiretta, ma comunque sempre nella direzione di dover capire come andare a cambiare gli strumenti che governano, che in qualche maniera vanno a disporre, a disciplinare quello che deve atterrare nei territori, che non sia più appunto consumo di suolo ma che sia dotazione di servizi. Esistono delle leggi, adesso non la voglio fare tanto lunga, però ecco, sicuramente in questo momento la scommessa è di cominciare a ragionare, questa amministrazione lo può fare perché ha nel suo DNA questa, diciamo, questa importanza, questo tema così questa cruciale, missione, diciamo. Cominciare a ragionare non tanto per andare a fare polemica dove sono finiti i soldi che i cittadini hanno pagato, la maggior parte dei casi, la legge Bugalossi che doveva andare a soddisfare urbanizzazioni primarie e secondarie, perché con le polemiche veramente siamo stanchi, insomma, dovremmo andare a rappresentare dei fabbisogni e disciplinare poi da qui in poi anche quello che significa i nuovi strumenti attuativi, per cui ecco, esiste anche una legge da rispettare, prima si costruiscono le opere pubbliche e poi eventualmente quelle private, che quello che non è stato fatto, comunque dovremmo cercare di capire come fare a atterrare comunque questi servizi, parliamo di opere essenziali nella maggior parte dei casi, perché parliamo anche di scuole, asili, ma parliamo anche di quello che sembra non essere essenziale, perché sono luoghi magari di incontro, centri civici, biblioteche, teatri, cioè luoghi dove le persone magari fanno comunità, e questo per noi è una matrice fondamentale. E c'è il discorso anche legale dei trasporti, che non è, come ben sapete, rappresentato negli standard urbanistici e neanche in quello che sono le voci, diciamo, in costo costruzione della Bugalossi, però questo non significa che l'amministrazione debba chiudere gli occhi, ed ecco, magari in questi quartieri anche tutto ciò che è stato sanato, che era abusivo, quindi le zone toponimi, consorzi e quant'altro, non significa che, insomma, l'amministrazione non si debba prendere in carico il fatto di valutare caso per caso come una navetta che fa il giro all'interno di un quartiere, per appunto dare la possibilità a chi proprio magari la macchina non la vuole prendere o appunto già vuole avere un'alternativa di raggiungere la linea portante sulla consolare o nella maggior parte dei casi appunto addirittura fino alle linee metro o i tram, insomma, no? Quindi questo è fondamentale. Noi ovviamente ci vorrà del tempo, però ecco, piano piano stanno uscendo fuori queste esigenze anche dal punto di vista della nostra attività istituzionale. Lo sapevamo anche da prima, adesso stiamo cominciando a valutare come approcciare al problema per risolvere anche questa questione, che per noi è
è importante, insomma, non si possono, nessun amministratore, insomma, secondo me può vivere bene pensando che, appunto, ci sono tanti cittadini che abitano in delle case dove intorno non c'è nulla. Questo non è assolutamente tollerabile. Poi volevo dire, se è possibile, sì, al oltre il tema che abbiamo trattato stamattina, è stata fatta una bellissima cosa. Io non so quanto ne è stato dato risalto. Per la prima volta a Roma viene presentato un piano rifiuti. Non so se stamattina eravamo collegati con la conferenza stampa del sindaco Virginia Raggi e dell'assessore Pina Montanaro. Quindi avete sentito anche l'appello della sindaca? Sì, sì, sì. La facciamo tutti insieme. L'obiettivo del 70% entro il 2021. Ma non è soltanto la raccolta, il problema è creare un sistema di infrastruttura, un impianti, aree di trasferenza, isole ecologiche. Tanto ci accontenteremo, ora faccio il portavoce improprio dei cittadini, sì, di Via Salaria, della chiusura rapida della TMP, sì, sì, di Via Salaria. No, per carità, quello che sto dicendo di questo piano si realizza nel tempo. 5 anni, sì, l'ha detto chiaro la sindaca, l'ha detto, non è una cosa che si fa domani mattina. Prima si parte e prima si realizza, e appunto, siccome appunto fino adesso questa città ha chiuso una grotta e non aveva un piano alternativo, ha caricato alcuni territori appunto come Salaria, i TMP di una grotta e Rocca Cencia di una quantità di rifiuti assurda per quei territori, è ovvio che questa cosa deve finire. Quindi questo noi ce l'abbiamo nel programma, quindi da questo non si scappa. Il nostro obiettivo è rendere, come dire, in qualche maniera autosufficienti i territori e autosostenibile il servizio, quindi con la materia prima seconda, quindi il materiale post consumo, non vogliamo più chiamarlo rifiuto perché è una parola che vogliamo in qualche maniera un po' abolire, è giusto anche, no, fare reddito, quindi venderli, perché sono dei materiali che possono rientrare nel ciclo senza bruciarli, senza gettarli in una buca, con tra l'altro delle spese enormi che si vanno ad aggiungere alla spesa che è già importante della raccolta. Quindi la raccolta magari può essere pagata, autofinanziata dalla vendita di questi materiali. Assolutamente sì, c'è da colmare un ritardo peraltro accumulato da 30 anni nella nostra città. Io ringrazio Pietro Calabrese, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e ovviamente a risentirci presto. Buon lavoro. Grazie.